Ebbene sì, oggi ti parlo dell'ultima graphic novel che ho letto, che però non è una graphic novel, bensì un manga. Ricordi che ti avevo presentato la collezione uscita con il Corriere della Sera? Ecco, L'uomo che cammina di Jiro Taniguchi, non si dice così, scusa, vabbè, è il primo volume della serie. Gli aggettivi che mi sono venuti in mente leggendo e sfogliando appunto il manga, che è così proprio, sono semplice, pulito, curioso, calma, tranquillità, semplicità, beh, semplice, semplicità, grande Laura, e sì, insomma. Mi ha messo proprio una serenità, rilassatezza a questo manga che nemmeno io pensavo. Allora, è poco chiacchierato, nel senso che appunto le vignette di dialogo sono veramente poche. E forse è anche questo che ha reso la lettura così tranquilla. È ambientato a Tokyo ed è la storia del quotidiano di quest'uomo. Quest'uomo che si ritrova a passeggiare per le strade di Tokyo, dove lui vive, e si ritrova con appunto curiosità a scoprire dei luoghi, degli scorci, delle stradine, degli ambienti che lo sorprendono. Nemmeno lui a volte sapeva dell'esistenza di questi posti e appunto ne scopre l'esistenza e le caratteristiche semplicemente passeggiando. È un manga che ho letto davvero con molto molto piacere. Non ha nulla di pretenzioso, il tratto è davvero semplicissimo e pulito, perché te lo mostro, perché sì, ci sono anche delle tavole a colori ed è così. Si ritrova davvero a scoprire e a vivere il quotidiano quasi con occhi diversi. Mi è piaciuto leggerlo perché io l'ho rapportato al mio vivere il quotidiano, al mio passeggiare e spesso a ritrovarmi a percorrere strade che percorro davvero abitualmente e a farlo però appunto con occhi diversi, con occhi aperti. E tu dirai, cioè, chi è quel pirla che gira con gli occhi chiusi? Non in quel senso, ma in senso figurato, nel senso proprio che spesso siamo davvero talmente abituati, e l'ho detto e ridetta questa cosa, lo so, ne avrai anche un po' pieni gli zebedei. Però siamo davvero talmente abituati a fare le stesse cose che la routine ci vela lo sguardo, ci vela la vista e non andiamo oltre, non ci accorgiamo, per esempio, io ti dico una stupidata, io apro le finestre tutte le mattine e mi sono resa conto stamattina, no, mi sono resa conto 2 giorni fa di avere un bocciolo. E mi sono resa conto solo stamattina che il bocciolo è sbocciato. Cioè, io apro le finestre tutte le mattine, le chiudo tutte le sere e non mi ero resa conto di questa cosa. Per dirti, spesso non mi rendo conto che hanno tagliato l'erba al parco, oppure non mi rendo conto di quanto è alta l'erba al parco. Perché? Perché sono talmente abituata ad andare di fretta che una vera passeggiata non me la so gustare e voglio imparare a gustarmela, a godermela, perché davvero ci sono tante piccole cose che sfuggono ed è un peccato perché il vivere quotidiano è fatto di tantissime cose, uno che noi diamo per scontate ed è la cosa più brutta. Più brutta. Due, ci sono davvero tante piccole cose che in realtà potrebbero solleticare la nostra mente
e il nostro cuore, e soprattutto potrebbero farci sorridere molto di più, che noi non vediamo perché andiamo troppo di fretta. Lui, che non ha un nome, perché non si chiama, lui non ha una moglie, trovano questo cane e lui con questo cane si ritrova a passeggiare. Dietro dice: l'avventura del quotidiano e la meraviglia dell'ordinario si rivelano in questo volume, letteralmente passo dopo passo. Il volume è diviso, e non so se si può notare il nero, delle pagine bianche e poi del nero, perché ogni capitolino è, oddio, è proprio nero, ha una pagina totalmente nera, ok? E ogni capitolino racconta proprio un piccolo episodio, una giornata, un qualcosa che succede nell'arco di una giornata, ed è un qualcosa di meraviglioso. Perché si passa dal veder cadere la neve al costruire delle palline di carta che sono veramente la semplicità più assurda, perché davvero uno dice: vabbè, ma io devo leggermi queste cose. Però secondo me ti fanno apprezzare il quotidiano, ti fanno apprezzare tutto quello che tu dovresti in teoria assaporare giorno per giorno. Io ripeto, il mio sogno è quello di poter fare la mamma ed è poter fare la mamma per poter apprezzare e di poter vivere di più lo stare con mio figlio. La scuola è finita e io ho sentito spesso dire per la gioia dei genitori. Ovviamente è una frase detta sarcasticamente, ma io sono davvero felice di poter stare di più con mio figlio. Cioè, per carità, quando lui va a scuola io sono contenta del fatto che se non c'è posso dedicarmi alla casa, piuttosto che al preparare delle cose un po' diverse per pranzo. Insomma, diciamo che il non averlo tra i piedi, tra virgolette, è un aiuto. Posso dedicarmi comunque al canale, ai video, alle mie passioni. Io posso fare queste cose, però, anche se c'è lui, cioè intendiamoci, e il fatto che la gente adesso che arriva l'estate, oh mio Dio, dove lo parcheggio? Oh mio Dio, il mio mi piacerebbe che lui facesse un guest, è un modo per dire mi piacerebbe che non si annoiasse, perché io non posso stare a casa sempre con lui, quindi non lo posso portare al lago, non lo posso portare in piscina, al parco, N non ho tanto tempo da dedicargli e quindi mi dispiace che si annoi. Però, siccome ovviamente io riesco a stare anche in ferie, il passare del tempo con lui è wow, è bellissimo secondo me. E in questo manga, in questo primo volume, ho potuto assaporare la bellezza davvero del quotidiano e delle cose ordinarie che ci circondano. Il potersi stupire delle cose ordinarie, secondo me, è una delle gioie più belle che possiamo avere e che in un secondo possiamo sprecare con il nostro correre, correre, correre. Io, infatti, qui l'uomo che cammina, lui cammina, passo dopo passo, si gode il mondo che lo circonda nel suo quotidiano, in questo caso Tokyo, nel mio salò. E wow, è bellissimo il fatto che camminando possa guardarsi attorno, è un qualcosa che davvero è prezioso. Lo sappiamo che al giorno d'oggi viviamo in un mondo che è fatto davvero di corsa per gli orari, per le tempistiche, no, il lusso di poter camminare e prendersi del tempo. È un lusso per pochi, ma è un lusso che possiamo prenderci davvero con assoluta tranquillità. Perché è vero, devo andare al lavoro presto, ma io posso svegliarmi un pochino prima e fare le cose con calma. Al lavoro a me dicono: ma perché ti alzi 2 ore prima? Perché io voglio godermi il momento della sveglia, voglio aprire le finestre con calma, far colazione con calma,
leggere qualche pagina con calma, svegliare mio figlio, poter stare con lui, poter invece di essere sempre di corsa, ma è così bello poter camminare anziché correre. E io è quello che vorrei poter fare quotidianamente, poter finalmente prendermi il tempo per fare le cose nel modo giusto e con la giusta calma. Spero di poterlo fare sempre di più, ovviamente, e spero di averti incuriosito con questo manga. L'uomo che cammina. Se l'hai letto, fammi sapere. Se sei curioso, curiosa di leggerlo, fammi sapere anche questo. Io te lo linko sotto ad Amazon. Ti ripeto, costano un po' di più, ma c'è l'edicola, Corriere della Sera. Un bacione immenso, al prossimo video. Ciao!